Indubbio che le vocazioni nella diocesi di Parma hanno avuto in questi ultimi anni un'impennata positiva, in particolare nel diaconato. Tra queste scelte di vita c'è quella di John Emanuel. Arriva dal Pakistan e vive con la famiglia a Villa Santa Maria, sopra le colline di Fornovo, il centro spirituale voluto dall'arciprete Don Giuseppe Malpeli. Nell'aprile scorso il vescovo Monsignor Enrico Solmi, insieme ad altri, l'ha ordinato diacono. John, dopo anni di studio e formazione religiosa, è riuscito a raggiungere il suo traguardo. Ora, oltre alle opere di carità e seguire le persone spiritualmente, potrà leggere il Vangelo e distribuire la comunione. Siamo andati a trovarlo, è custode del centro spirituale, fa crescere la sua famiglia e sviluppa la spiritualità iniziata nel nativo villaggio cattolico di Kushpur, nel Faisalabad. Quasi 5 anni fa, venuto in Italia, volevo continuare la mia vita a servire in chiesa. Ero molto ispirato dai missionari italiani, che hanno sacrificato la loro vita, povera gente del mio villaggio, e volevo dare qualcosa da parte da me. Sono contento, molto contento, non ce l'ho le parole di esprimere la mia gioia spirituale. L'esperienza come cristiano, come straniero è molto grande, che l'accoglienza della gente della parrocchia di Fornovo e soprattutto mio parroco Don Mario Mazza e le suore, un grande ringraziamento al Signore che mi ha dato questa grazia di diventare diacono. Adesso mi sento che questa è volontà di Dio a servire qua in Italia, a Parma, diocesi di Parma. Poi se questa è volontà di Dio di andare, di tornare in Pakistan e servire, se bisogno sono pronto dove Dio mi porta.